Anche il nostro comune è stato toccato dall'emergenza coronavirus, da quel focolaio in particolare che è partito dal nostro ospedale o che comunque è arrivato nel nostro ospedale. Molti, quasi tutti dei no i nostri concittadini che sono risultati positivi, infatti, avevano un collegamento con l'ospedale o perché già ricoverati o perché personale dell'ospedale stesso. Scegli i social, la sindaca di Lusiana Conco, Antonella Coradin, per fare il punto sulla situazione coronavirus sul suo territorio. In questa fase in cui il virus sembra essersi in qualche modo stabilizzato e in attesa della prossima settimana, quella definita critica. La situazione è comunque sotto controllo, le autorità sanitarie effettuano anche per quelli a domicilio che non siano ricoverati i necessari controlli giornalieri, per cui insomma ci sentiamo da questo punto di vista di essere abbastanza rassicurati. Certamente i numeri potrebbero anche aumentare proprio perché ovviamente il contagio poi si diffonde. In queste ore intanto sono arrivate le attese mascherine e alpini, i volontari della Protezione Civile sono al lavoro. Si sta procedendo con una distribuzione di mascherine, alcune arrivate dalla regione, altre invece che abbiamo procurato in ditte della pianura. E i volontari, ringrazio a questo proposito la Protezione Civile e gli alpini in particolare, stanno procedendo con la distribuzione. Riusciremo, credo, entro domani o al massimo lunedì a completare questo primo giro. Ma il comune si sta attrezzando per una seconda fornitura di mascherine da distribuire più avanti ai cittadini ed è a loro e alla responsabilità dimostrata che va il pensiero della sindaca. La situazione, come dicevo, è abbastanza tranquilla, ma questo è dovuto in particolare, secondo me, al senso civico che tutti i nostri concittadini stanno dimostrando. Da quando la situazione è diventata più seria, hanno capito e quindi siamo stati davvero bravi perché cerchiamo di rimanere a casa, non usciamo per niente. Ciò non toglie che la raccomandazione vada fatta sempre e continuamente proprio per evitare che magari ci si rilassi un po' troppo.